Ciao ragazze, in questo video vedrete un trucco super facile e velocissimo da realizzare che potete utilizzare tutte le mattine quando andate a scuola. È adatto sia alle ragazze più piccoline sia alle ragazze un pochino più grandi che magari frequentano l'università. Nulla vi vieta di utilizzarlo anche per altre occasioni o semplicemente se andate al lavoro. Nella seconda parte del video vedrete tre proposte outfit magari da cui prendere spunto proprio per il vostro ritorno a scuola. Iniziamo con la base del viso già fatta. Io ho applicato fondotinta, correttore, ho fissato tutto quanto con la cipria e inoltre ho ridisegnato anche le mie sopracciglia. Potete realizzare la vostra base viso con il prodotto che più vi piace, quindi se siete molto piccoline potete utilizzare semplicemente una BB cream o applicare solo un po' di correttore sulle occhiaie, mentre se siete più grandi potete utilizzare il fondotinta più adatto a voi applicandolo con la spugnetta, con il pennello o semplicemente con le dita, come so che molte di voi fanno. Quello che mi piace fare quando ho poco tempo per truccarmi è concludere prima la mia base, concentrarmi sugli occhi e fare un trucco in base al tempo che poi mi rimane per prepararmi. Quindi vado a prendere la mia terra e la applico sul viso a mo' di tre, quindi la applico sulle tempie, sotto lo zigomo sfumandola leggermente verso l'alto e poi sulla mandibola sfumandola anche verso il collo. Quando non so ancora che tipo di trucco andrò a realizzare sugli occhi o comunque non mi va di stare a pensare troppo agli abbinamenti, vado ad applicare Melba di MAC, che so che sta bene praticamente con tutto quanto. Ho anche un'alternativa un po' più economica da proporvi, e è questo blush di H&M che si chiama Apricot. Per un trucco super veloce sugli occhi, quello che vi consiglio di fare è prendere un ombretto in crema. Io utilizzo questo qui di Kiko, che è lo 01, potete scegliere il colore che più vi piace e la marca che preferite. Potete applicarlo sia con le dita sia con un pennello con setole sintetiche. Se avete le unghie un pochino lunghe vi consiglio comunque di applicarlo con un pennello per evitare pastrocchi. Lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile, dall'angolo interno fino all'angolo esterno, e lo sfumo anche verso la piega dell'occhio. Potete tranquillamente decidere di applicare soltanto il vostro ombretto in crema, ma se state fuori tutto il giorno vi consiglio di fissarlo con un po' di ombretto in polvere. Io vado a prendere questo ombretto qui di NYX e lo vado a mettere sopra la nostra base in crema. Se siete ancora piccoline vi consiglio di mettere un filo di mascara e siete pronte così. Se invece volete dare un po' di definizione all'occhio potete riprendere la vostra terra, un pennello da sfumatura e creare una leggera sfumatura nell'angolo esterno dell'occhio. Ora metto il mascara sia sopra che sotto. Sugli occhi ho applicato anche le ciglia finte, semplicemente perché io non ne posso fare a meno, ma ragazzi, non ho mai applicato ciglia finte quando andavo a scuola, quindi sentitevi liberissime di mettere soltanto il mascara. Passiamo alle labbra, potete realizzarle in qualsiasi modo volete, come vi sentite meglio, quindi applicare un burro cacao, mettere un lucida labbra o mettere un rossetto anche di un colore sgargiante. Io vado ad applicare un colore naturale, vado prima a ridefinire le mie labbra con una matita e poi metto un rossetto sopra. Thank you.
Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un pollice all'insù, se non siete ancora iscritti al canale potete cliccare il bottone rosso che vedete qui sopra, potete seguirmi sugli altri social come Facebook, Instagram, Twitter e il mio blog, pubblico tante cose durante la settimana. Vi auguro un buon rientro a scuola, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!